Buongiorno cari amici di YouTube e bentornati ancora una volta sul canale di Mike Borghese Audio. Ho su un cappello perché ho i capelli scombinati, quindi come tutti quelli che hanno i capelli scombinati metto il cappello. Oggi facciamo finta di essere ricchi. Eccoci tornati a un'altra puntata di questa saga che non finirà mai, Mike Borghese Audio. Cosa vuol dire far finta di essere ricchi? Molto semplicemente... andremo a far finta di avere un budget più o meno illimitato di Sky per progettare un impianto audio, quindi l'impianto audio dei sogni. Allora, partiamo dal presupposto che l'impianto audio dei sogni non sta solo nel valore dei componenti che si vanno ad acquistare, ma sta soprattutto nella bravura del progettista, cioè chi progetta l'impianto audio deve essere in grado di far combinare insieme certi componenti, di sceglierli e soprattutto di capire quale tipo di box si presta meglio a quello che uno vuole ottenere, a quello che qualcuno vuole fare. Quindi cercheremo di andare a trovare dei componenti ottimi, qualcosa di ottimo, per creare un impianto da casa, okay? Parliamo di impianti da casa, cercando di fare le cose con testa, okay? Facendo le cose con rigore. Secondo me più o meno delle idee io ce le ho già su quelli che potrebbero essere i componenti, in base anche alle mie preferenze personali, ma vediamo un po' come si va a sviscerare la cosa. Non è una novità che io utilizzo Axiomedia come sito web per la scelta dei miei componenti, quindi partiamo da quello che può essere, diciamo, la scelta di altoparlanti. Quindi andiamo proprio qua sulla scheda altoparlanti. Questo è anche un modo per farvi vedere come funziona il sito di Axiomedia, perché anche lui ha i suoi funzionamenti come sito web e c'è un modo per sfruttarlo al meglio, secondo me. Almeno io ci navigo praticamente tutti i giorni su questo sito qua, lo uso letteralmente tutti i giorni. Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto di capire che cosa vogliamo ottenere, dato che è un impianto molto completo quello che vogliamo ottenere, ma anche con delle performance molto alte. Quindi i coassiali sicuramente no, perché i coassiali non hanno una risposta ottimale, soprattutto là dove c'è il tweeter la risposta non è perfettamente lineare. Preferisco andare su dei full range, magari per le medie frequenze. Poi per il woofer sicuramente utilizzerò dei woofer, ma non troppo grossi, e magari utilizzerò anche dei radiatori passivi per avere un impianto che non ha problemi di diciamo porte reflex che fanno canna d'organo. In realtà se si progetta bene questo problema proprio non sussiste, o addirittura andremo su cassa chiusa che occupa meno volume ma che ci permetterà comunque di scendere abbastanza in frequenza. Poi magari facciamo un test al volo con una progettazione su software, ma giusto al volo. Per quanto riguarda il tweeter invece, mi piacerebbe sfruttare magari dei tweeter a compressione, se riesco, altrimenti andrei su dei tweeter normali a cupola, o ancora meglio dei tweeter a nastro. Sarebbe molto interessante poter utilizzare dei tweeter a nastro per una configurazione di questo tipo. Quindi io direi di iniziare dal full range centrale, invece del mid range andiamo su un full range per il centrale. Questo perché ci permette di avere una nitidezza un po' maggiore nel suono, non che i mid range normali non lo siano, però a rigor di logica e per quello che ho visto, sfruttare un full range come mid range mi permette di estendere meglio la gamma media e di avere un unico speaker che fa di più sulla gamma media. Il full range poi in basso e in alto fa schifo, questo si sa, cioè più o meno fa tutto bene, non è che fa schifo, però riuscire ad mettere un buon mid range, un buon full range al centro, secondo me è la scelta ottimale. Ho messo in ordine di prezzo perché comunque abbiamo budget illimitato, ma se riusciamo a fare tutto cercando di non spendere una barca di soldi, comunque è accettabile la cosa. Tra i parametri di sinistra non sto tanto a vedere frequenza di risonanza, altre cose mi interessano proprio i pollici a me, perché in base al diametro del mio speaker potrò andare a capire quali sono le performance, e non vi stupirà sapere che io sceglierò 4, 5, 6 e mezzo e 8, no, 8 è troppo, quindi 4, 5, 6 e mezzo come pollici da utilizzare. Vediamo se me li ha presi qua in alto. 4, 5, 6 e mezzo, ok, i filtri me li ha presi correttamente. Siamo sempre in ordine di prezzo dal più basso. Questi sono full range, già buoni. Questo Dighton Audio è molto buono come full range, quello che utilizzo io... No, non è questo, è quello da 8 ohm, quello che utilizzo io
per le fai da tone. E vi dirò, questo speaker, se lo andiamo a vedere meglio, come full range in realtà su questa gamma qua si comporta molto bene. Il problema è che questo bump che vedete qui tra 1 e 2 kHz è un po' più accentuato di quello che sembra qui, quindi so per certo che non è ottimale in questa fascia qui, quindi mi sento di scartarlo, per quanto per il prezzo che abbia, che sono 31-32 euro, è molto molto buono. Andiamo un po' più su, anche Fital fa dei full range molto buoni, questi qua al neodimio sono assolutamente validi. Però ci sono questi altri full range della Dayton Audio che fanno parte della linea Reference. Andiamo un po' più giù, vediamo che cos'altro abbiamo. Come full range non abbiamo molto altro, però io so di per certo che ci sono questi qua, l'RS125 per esempio, che è un po' più grande come full range. Vi dirò, questo qua lo avevo già usato in passato e ha delle caratteristiche molto buone questo speaker, questo 3 pollici qui. Andiamo un attimo a vedere il datasheet. Come vedete lui è una lama. Ora, la mia domanda è, andiamo su questo o andiamo su quello da 5 pollici? Ci basta fare così, andiamo su altoparlanti e clicchiamo su altoparlanti. O meglio, questa pagina la tengo, che magari questo poi lo devo mettere nel carrello, quindi apriamo un'altra scheda. Altoparlanti. E così siamo su tutti gli altoparlanti, ok? Proprio tutti. Però qua a sinistra ci sono le marche e filtriamo per Dayton Audio. Adesso andiamo... dov'è? Dayton Audio. Prezzo dal più basso. Andiamo a vedere se lo troviamo, l'RS125, mi sembra che si chiami. Vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcosa. DC, eccoli qua, RS100, RS100, RS125, 8 ohm. Questo qui, RS125, e non so se c'è anche l'RS150, esatto. Andiamo a vedere se ci sono altri speaker utili. E anche l'RS180, interessante questa cosa. Ok, abbiamo guardato un po' tutti gli RS, quindi abbiamo il 125, il 150, il 180 e anche il 100. Andiamo a vedere meglio i datasheet di ognuno, quindi. Partiamo dall'RS100, vediamo che inizia ad aprirsi a 4 kHz la risposta, quindi comunque sì, abbiamo un buon range di utilizzo. Passiamo all'RS125 che... devo dire non si comporta male, anzi sembra addirittura più lineare qua, mi piace un po' di più forse come risposta questa qua. L'RS150, questo qua inizia a sbisciolare un po' troppo forse, e l'RS180 che sbisciola ancora di più, ottimo in bassa frequenza perché vedete che da qui passiamo a una bassa frequenza decisamente più prominente, ma io direi che possiamo concentrarci sull'RS125, diciamo che questo potrebbe essere il nostro vincitore come medio, quindi abbiamo un midrange di 5 pollici, forse un po' tanto, però neanche troppo, in realtà un midrange di 5 pollici secondo me è la scelta vincente, quindi aggiungiamolo al carrello. E continuiamo lo shopping. Una volta che abbiamo aggiunto qualcosa al carrello, ovviamente lo possiamo andare a recuperare, andiamo ad aprire in un'altra scheda il datasheet e ce lo teniamo qua davanti. Perché è importante avere il datasheet? Perché dobbiamo cercare adesso di capire dove il tweeter deve andare a inserirsi. Col fatto che questo speaker riesce ad arrivare fino qua in alto, in buon modo, potremmo avere un tweeter abbastanza, diciamo, spostato sulle alte frequenze, che non è un male, perché tweeter a nastro solitamente non riescono a scendere fino a un kHz, non vanno così in basso. Quindi andiamo a vedere dal punto di vista dei tweeter che cos'è che ci offre Axiomedia. Ma andiamo sempre in ordine di prezzo, dal più basso. Abbiamo il nostro PT Mini 6 che è buono, anzi è ottimo, ma per il tipo di sistema che stiamo progettando ha una potenza troppo bassa, 10 watt non ci permetterebbero di sfruttarlo al meglio, quindi sarebbe bello avere lo stesso speaker ma con molta più potenza, ma non va bene per questo tipo di progetto, quindi passiamo oltre e andiamo a vedere cosa c'è sulle altre schede. Abbiamo questo AMT Mini 8, sempre della Dayton Audio, questo potrebbe essere un sistema quindi tutto Dayton Audio a questo punto, però io so di per certo che questo speaker qui non è il massimo. Se andiamo a cercare le sue caratteristiche su Google, troviamo per esempio il sito di DB-Rama con il buon Diego Sartori che ci ha fatto delle misurazioni sopra, e se andiamo a vedere le sue misurazioni capiamo bene che non è proprio il massimo della vita. Vedete voi proprio così a occhio che questa roba qui non ha molto senso di esistere. Abbiamo anche i Fountech che però non sono disponibili, quindi non so quanto la cosa possa farmi piacere. Fountech non so neanche se sta ancora lavorando, se sta ancora producendo.
PT, Planar, Twitter, anche questo qua. Vediamo un po' Dayton Audio che cosa fa con questo. Non sembra messo male. Andiamo a vedere cosa dichiarano. La risposta sembra ottima da questo punto di vista e scende fino a più o meno 2 kHz. Loro consigliano appunto i 2 kHz e sono 80 watt. Quindi sulla carta questo è un ottimo tweeter. Andiamo a vedere se qualcuno ci ha fatto le misure. Ho cercato più che mai, ma non si trovano delle recensioni di questo tweeter qui online. Facciamo finta che sia ok, facciamo finta che la Dayton Audio abbia dichiarato il vero, ok? Non sempre dichiara il vero. Se guardiamo altri speaker della Dayton Audio, queste risposte qua sono un po' troppo buone, però facciamo finta che questo sia davvero buono, anche perché per il costo che ha dovrebbe essere buono. Vedete che c'è uno sbisciolamento qua in alto, che scende un po' sopra i 10 kHz, ma non lo ritengo un problema, perché comunque sia questa parte qua ha tanta acidità nel suono, quindi il fatto che sia un po' attenuata ci permetterà di avere un suono molto più piacevole sulla risposta finale del diffusore. Quindi vi dirò, io questo lo aggiungo al carrello e continuiamo lo shopping, così abbiamo un sistema che è già molto più accattivante con questo tweeter planare qui. Dato che il nostro midrange scende abbastanza bene fino a 100-200 Hz facciamo, il nostro woofer sarebbe bello che possa salire almeno fino a 800 o 1000 Hz, in modo tale da avere un taglio molto agiato in questo intorno ai 500 Hz, dove è anche comodo fare dei tagli in bassa frequenza. Quindi, parlando di woofer, andiamo a vedere quello che costa meno. Qua vediamo un po' di prodotti, vediamo se c'è qualcosa della Dayton Audio che ci gasa, qualcosa che sia di diametri sostanziali, perché a questo punto vorremmo scendere fino a 10 o addirittura 12 pollici, non sarebbe male un 12 pollici. Vediamo un po' che cosa c'è. 12 pollici, qua c'è un 12 pollici che non sembra neanche costare tanto. Vediamo un attimo il datasheet di questo, consideriamo che comunque sia un 12 pollici, quindi è normale che ci sia una risonanza intorno a 1 kHz, tuttavia lo vedo molto molto migliore rispetto a tanti altri woofer barra subwoofer di questa fascia di prezzo, e vi dirò, riesce a fare un'ottantina di watt, come anche il nostro tweeter, il nostro mid range, non lo so, ne ha 30 di watt, ma non sarà un problema perché sicuramente il pannello frontale andrà a darci un po' di pressione sonora in più. In generale poi riesce ad avere una pressione di 86.8 decibel, che non è poco, cioè ci basta e avanza per quello che dobbiamo fare noi. Quindi io in realtà con questa triade sarei contento di fare un sistema tre vie. Non costa neanche troppo forse come cosa, e li vedo che si accoppiano abbastanza bene come driver. Questo qua risulta abbastanza allineato fino a oltre 1 kHz, quindi ottimo. Devo dire che Dayton Audio ultimamente la sto rivalutando, non mi piaceva ultimamente, ma qualcosa di buono continua a fare a dei prezzi super competitivi. Adesso questo non è disponibile, ma se non è disponibile in realtà, questo prodotto è temporaneamente non disponibile, c'è scritto contattaci per ordinarlo, vale anche per i miei kit che ci sono su Axiomedia. Basta che scrivete ad Axiomedia e loro ve li ordinano questi componenti qua direttamente dal produttore, e poi quando arrivano li potete acquistare. Insomma, non è un problema, basta scriverglielo, basta chiederglielo. Invece di fare inviami un'email quando sarà disponibile, magari certi prodotti non li fanno continuamente arrivare perché ovviamente occupano spazio nel magazzino o costano tanto, quindi li ordinano solo se c'è un cliente che effettivamente li vuole. Voi scrivete una mail, chiedetegli tipo voglio il DC308, me lo fate arrivare, me ne fate arrivare un paio? Loro sicuramente ve li fanno arrivare, non ci sono problemi da questo punto di vista. Adesso andiamo a capire un attimo fino a dove possiamo scendere con questo 12 pollici, perché appunto la risposta in bassa frequenza sarebbe bello capire fino a dove arriva. Inserendo i parametri Tiles Small vedo subito che la voice coil ha un'induttanza abbastanza alta, ok? Non è bassa questa LE, è effettivamente un po' alto il valore in millihenry, però tutto sommato ce la stiamo portando a casa bene. La resistenza in continua non è così bassa, quindi molto bene. La FS è bassa, bene anche qui. QTS 0.33 non mi aspettavo nulla di diverso in realtà. La massa va bene a 100 grammi, sembra una massa abbastanza leggera per comunque spingere bene. 80 watt di potenza sono buoni. 4,3 mm di escursione può sembrare basso, ma in realtà questo lo stiamo utilizzando come un woofer abbastanza fermo per un impianto molto ben progettato, quindi anche se non è tanto per un 12 pollici, un 4,3 mm secondo me è un valore più che giusto e più che onesto.
Vediamo che in cassa chiusa abbiamo con 40 litri la F3 a 53 Hz. E adesso vediamo in bus reflex che cosa succede. Beh, innanzitutto sicuramente ci servirà un po' più di litraggio. Siamo a 94 litri, che è tantissimo in realtà. Io vorrei stare un po' più basso se possibile, perché si va in fretta a 125 litri, cioè capite che diventa troppo colosso questo impianto a questo punto. Mi sa che un accordo di 28 Hz è la cosa migliore in questo caso. Ovviamente il problema è che abbiamo un box di 80 litri. Che cos'è che ci sta dando in più questo woofer da 12 pollici? La leggerezza e l'efficienza, in modo tale da poter spingere abbastanza senza schiaffargli dentro troppa potenza, proprio perché la sua sensibilità iniziale è abbastanza alta. Lo vediamo subito dal datasheet, che ha una sensibilità di 90 decibel. Avere delle sensibilità così alte da parte di subwoofer da casa, si parla di cose da casa, non è sempre così facile. C'è da tenere presente che comunque costa 64 euro, è un 12 pollici, cioè un 12 pollici che costa 64 euro non si è mai visto. Ovviamente si sta andando incontro a dei compromessi, e alla fine questa qua è diventata un po' una progettazione su budget, diciamo che non abbiamo un budget troppo grande. Proviamo ad andare a vedere se la Dayton Audio, come altoparlanti, fa qualcosa di buono da 12 pollici che non sia lui. Non c'è molta roba, ci sono abbastanza pochi speaker. 12 pollici abbiamo solo questo e questi due. Quindi il passo successivo rispetto a lui potrebbe essere questo qui. E vediamo che nello stesso box di prima, perché abbiamo gli stessi parametri di prima, non c'è tutta questa differenza. Vedete che non abbiamo tutto questo grande spostamento da parte delle differenze di uno o dell'altro. Insomma, siamo abbastanza in linea. Quello che volevamo provare a fare era diminuire il volume per occupare un po' meno e scendere con la frequenza di risonanza. Il problema è che vedete che questa cosa non si riesce a fare. In realtà vediamo bene che spendere più soldi per cambiare speaker in questo caso non sta giovando molto, perché alla fin fine non si riesce a spingere di più di quello che si voleva, sia sempre sugli 80 litri e sia sempre sullo stesso tipo di accordo. Insomma, per quello che vogliamo fare, forse questi woofer non sono la scelta ideale. Dobbiamo andare a cercare qualcosa di diverso al di fuori della Dayton Audio, al di fuori di quello che questa marca ci propone, anche perché sennò si fa in fretta ad andare a prezzi veramente, veramente, veramente alti. C'è da dire un'ultima cosa però: riusciamo a farlo lavorare abbastanza bene in cassa chiusa. Non abbiamo più questa prominenza in bassa frequenza rispetto a prima, quindi non c'è più questo, diciamo, spigolo qui. Dobbiamo anche scendere di potenza, tra l'altro. Non abbiamo più questo spigolo qui, questo qua è l'effetto del bass reflex, vedete proprio la differenza tra bass reflex e cassa chiusa con lo stesso speaker in questo caso, ma tutto sommato non è così male la cosa, perché comunque in stanza certe frequenze vengono amplificate e stiamo guardando il grafico a partire dai 5 Hz, adesso partiamo da 20 Hz, vedete che comunque sia le cose vanno bene. Quindi 50 litri è quello che in cassa chiusa potrebbe far suonare meglio questo speaker, considerando poi l'effetto della stanza, le risonanze e tutto quanto, forse questa è la scelta migliore, che comunque ci dà un bel 105 decibel massimi di pressione sonora, quindi le dinamiche non saranno un problema. Questo speaker va bene o no per le nostre esigenze? Sì, lo farei in cassa chiusa in modo tale da occupare anche meno spazio. Quindi abbiamo il nostro impianto deciso, alla fin fine bisogna capire appunto qual è l'utilizzo migliore di uno speaker e possiamo iniziare a, diciamo, a fare un progetto con un modello 3D. Adesso vediamo che abbiamo 150 euro di spesa in questo caso, più altri 64, quindi siamo a intorno ai 210-215 euro per solo i componenti di uno speaker di un box, quindi siamo intorno già ai 400 euro di spesa per solo gli speaker. Ovviamente ci saranno anche tutti i componenti crossover da utilizzare, il fono assorbente e tutto il resto. Capite che se uno vuole fare un impianto molto performante inizia a diventare costoso, inizia sempre a diventare costoso, motivo per il quale i miei progetti cercano di accorpare e utilizzare al meglio componenti non troppo costosi, ma per dare delle performance veramente ottime. Sul sito di Axiomedia Try Kit trovate tutto quello che ho fatto io e tutto quello che è disponibile. Vi basta andare sui kit qua
potete scegliere Mike Borghese Audio come marca, effettivamente, perché alla fin fine è un marchio, e vedete tutti gli impianti che ho fatto io, disponibili per l'acquisto. Montebianco in questo momento è disponibile, so che molti lo stanno aspettando, così come anche altri impianti. Le Sorriso attualmente non sono disponibili, devono arrivare i componenti. Però, così facendo, riuscite a portarvi a casa un impianto già progettato con tutti i componenti a un prezzo molto molto competitivo, perché se vedete il video di Montebianco per le performance che offre, facendo i calcoli di quello che spenderemo già adesso con questo impianto qua, siamo oltre i 420-430 euro solo di speaker, e in realtà Montebianco con 460 euro vi dà speaker per la coppia, tutti i componenti del filtro crossover, fono assorbente interno e tutto quello che serve a livello di componentistica per realizzarlo. Capite che Montebianco è è un ottimo risultato, è molto ben riuscito. Se invece uno vuole cose più semplici, un due vie, un monovie, eccetera, o un coassiale come Eclissi, ci sono anche questi progetti qua. È sempre bello fare questi giochi in cui vediamo insieme un po' quello che si può fare con i componenti online. Ovviamente questa cosa poteva partire con un altro brand, nel senso che invece di scegliere un medio Dayton Audio sceglievo il medio di un altro brand e probabilmente sarei stato un po' condizionato da quello. Abbiamo visto che con Dayton Audio fare un impianto tre vie riusciamo a farlo in cassa chiusa con una buona scelta di componenti, ammesso ma non concesso che quel tweeter planare suoni veramente bene. Ci sarebbe da considerare poi un sacco di altre cose, come le distorsioni armoniche legate a questi singoli speaker che non vengono fornite dal costruttore. Quindi sono solo delle idee di massima queste. Per vedere poi i risultati effettivi di un impianto ci vuole molto più tempo e molto più impegno, con tante tante misurazioni tecniche. Quindi la scelta di componentistica Dayton Audio è stata un po' casuale per questo video, nulla di premeditato. Fatemi sapere nei commenti se avete apprezzato, e se volete rimanere aggiornati su video di questo tipo o quello che farò in futuro, iscrivetevi, che non fa mai male. Se volete anche attivare campanelle, cose varie per vedere ogni volta che faccio qualcosa, però se non volete le notifiche continue, iscrivetevi e poi quando avete tempo guardate i video, che a me basta e avanza questo come gesto di cortesia da parte vostra, se siete sinceramente interessati. Vi ricordo di passare dalla descrizione video, ci sono i link del mio sito web dove potete acquistare tutti i progetti che ho fatto e autorealizzarveli, quindi risparmiare un sacco. C'è anche il link del masterclass che parla dei pilastri del suono, quindi capire il mondo del suono, come girano le cose sotto a livello fisico, a livello effettivo. Sul masterclass trovate tutte queste nozioni, lo trovate in descrizione, ha un costo minimo che però vi permette di imparare tante cose molto interessanti secondo me. Detto ciò, noi ci vediamo la prossima settimana con degli aggiornamenti importanti. È un periodo di fuoco, ok? Sono super pieno di lavori e non riesco neanche a trovare il tempo di respirare, quindi spero di riuscire a fare il video perché veramente non riesco neanche a muovermi ultimamente, ma ci tengo a poter portare continuamente avanti questa interazione su YouTube perché a me piace molto fare video, quindi ci vediamo appena possibile. Voi fate i buoni come, e questa è una cosa che mi è venuta in mente adesso ma che effettivamente un po' mi manca, è da provare, la focaccia, quella genovese, però col cappuccino, che detto così sembra, oddio no, focaccia genovese col cappuccino. Chi è di Genova sicuramente apprezza questo commento, chi è ligure conosce bene queste usanze, anche a Modena lo gnocco fritto si puccia nel cappuccino, se non l'avete provato, provatelo, perché è qualcosa di veramente buono. Non vi sto dicendo di mangiare i wurstel con la Nutella, però focaccia o gnocco fritto con il cappuccino, dovete provarlo. Ciao ragazzi!